La trasmissione di oggi parliamo dello scetticismo nel crogiolo del male. Ricordo ancora una volta, per chi non l'avesse seguito, che il crogiolo non è altro che la persona. Cioè, il crogiolo dello stregone è la persona che si costruisce, che si leva dalla posizione di sottomissione, dalla posizione in ginocchio. Bene, è andata fuori frequenza, sì. Da sta radio di qua, vero? Il crogiolo è la persona che elabora se stessa, che costruisce se stessa. Noi parliamo del crogiolo dello stregone come insieme di elementi che ci aiutano a uscire dalla posizione di sottomissione. Parliamo del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo quando andiamo a costruire le relazioni col mondo che ci circonda. Parliamo del crogiolo del male, tutti quegli ostacoli, tutte quelle azioni che vengono messe per distruggere il divenire dell'essere umano, per distruggere la costruzione dell'essere umano. Perché? Perché noi come pagani riteniamo che la vita sia un atto di costruzione di se stessi, cioè è un processo in cui bisogna prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza e determinare la propria esistenza. E nello stesso tempo costruire se stessi. Questo è il nostro modo di vedere le cose. Una delle cose che vengono usate per cui il patto di Nazareth dice non è quello che voi ingurgitate che vi fa male, ma è quello che da voi esce. In pratica lui dice che il male è prodotto dall'essere umano in quanto creato. Noi invece diciamo che il male è quanto ostacola il divenire dell'essere umano, per cui è quanto da fuori viene imposto all'essere umano, quando questi non si può difendere, quando questi è indifeso. Quando questi non è in grado di discriminare. Ebbene, lo scetticismo nel crogiolo del male, parleremo in questa trasmissione, parleremo della distruzione dell'atteggiamento scettico attraverso la manipolazione del bambino nel condizionamento educazionale. Per chi educa il bambino, l'atteggiamento scettico è inconcepibile. Quanto è inconcepibile non esiste, non deve esistere, la sua esistenza è impossibile. Certamente esistono delle patologie mediche che spiegano questo strano atteggiamento che non dovrebbe esistere e che invece è presente nei bambini ed oppone una certa resistenza al suo annientamento. Ricordiamo che quanto la descrizione non descrive, per l'individuo che non è in grado di uscire dalla descrizione, non esiste. Fuori dalla descrizione c'è il nulla, in quanto nulla può esistere fuori dalla descrizione. Al massimo questo è concesso ai vari fantasmi, il Dio creatore, il pazzo di Nazareth, l'inferno, il paradiso, il nirvana, eccetera. L'atteggiamento scettico usato dai bambini fa paura agli esseri umani adulti che non sono in grado di uscire dalla descrizione. L'atteggiamento scettico li accusa di essere incapaci, li accusa di essere degli sconfitti davanti alla vita, li accusa di incompetenza che un adulto percepisce, ma che non è in grado di individuare, né sa da che parte cominciare. Ricordo che non prendo le telefonate finché non abbiamo finito la presentazione della trasmissione. L'atteggiamento scettico è la base attraverso la quale il bambino guarda la società degli esseri umani. Scusate un attimino solo. L'atteggiamento scettico è la base attraverso la quale L'atteggiamento scettico è la base attraverso la quale il bambino guarda la società degli esseri umani in cui dovrà vivere e cerca tutti quegli elementi attraverso i quali svilupparsi. Non trova gli elementi, ma trova persone che sanno. Trova adulti divenuti e sconfitti che gli producono spiegazioni buffe e folli per il piacere di sottomettere e stupire. Chi porta i regali? Babbo Natale o Gesù Bambino? Il cretinismo è atto impositivo dell'adulto nei confronti del bambino e ha come scopo quello di distruggere l'atteggiamento scettico attraverso il quale il bambino costruisce se stesso. Lo scetticismo è inconcepibile per chi sviluppa la pulsione di morte attraverso l'esercizio della magia nera. Per chi pratica magia nera è necessario costringere il nuovo nato ad abbandonarsi fiducioso alla pulsione di morte, in modo da soggettivarne intenti e bisogni. Questo abbandonarsi fiducioso alla pulsione di morte i cristiani la chiamano fede. Dal sentiero d'oro. Fede è l'irremovibile materializzazione del fare della parola del Dio. Fede è la relazione esistente fra la parola e il fatto. Fede
fede è più antica di ogni essere e indica l'essere come il dire implica il fare. Deve implicare il fare, altrimenti fede costruisce inganno. Inganno, figlio di estetica, apparenza, viene imposto agli altri dall'essere che lo alimenta, ma inganno coinvolge l'essere costruendogli un adattamento da ingannato. Fede come costruttrice di inganno, fede come abbandono in contrapposizione allo scetticismo col quale si affronta l'esistenza. Il nuovo nato non ha ragioni per dubitare delle sollecitazioni che riceve dalla propria madre. Egli ignora di essere nato in un nuovo mondo dove le regole sono diverse, dove la necessità di adattamento lo costringono a distruggere la volontà con la quale è nato. L'atteggiamento scettico del bambino è pericoloso all'interno del sistema sociale in cui è chiamato a vivere. L'atteggiamento scettico mette in evidenza l'importanza di costruzione del soggetto come determinazione attiva all'interno del sistema sociale. Questo non può tollerare una simile cosa, in quanto ha bisogno di individui sottomessi e obbedienti al ruolo più o meno imposto che il sistema sociale assegna loro. In quel ruolo gli individui si devono abbandonare, devono esaltarne i pregi, rendersi attivi per consolidare quel ruolo. Il sistema sociale chiede al nuovo nato di esaltarlo aderendo al modello che gli propone. Gli chiede di non aver dubbi, di non aver tentennamenti. Lo amalia e lo lusinga, lo premia e lo punisce per ottenere il suo scopo, il suo fine, l'esaltazione della staticità della sua struttura. La sospensione del giudizio riguarda l'intera vita, l'insieme degli esseri. Lo scetticismo riguarda la relazione del nuovo nato con l'insieme del sistema sociale umano. Leggiamo dal primo volume di Problemi di psicologia dell'età evolutiva, a cura di Anna Silvia Bombi, Maria Taraldini e Rezzo Vianello, edizioni 1977. Tutti gli studiosi che hanno analizzato la produzione verbale infantile in questi primi stadi hanno infatti dovuto constatare che il bambino produce anche enunciati che non ha mai udito e che a volte nemmeno assomigliano ad espressioni adulte. Il bambino è dunque creativo nella sua produzione. Egli, cioè, non apprende tanto o non solo una serie di frasi, quanto anche le regole che permettono la comprensione e la produzione delle frasi. Dunque, lo scetticismo del bambino è un fattore attivo, un fattore di costruzione dell'individuo che un sistema sociale deve distruggere per trasformarlo in fede, un abbandono che gli consente di appropriarsi del nuovo individuo. La chiave per comprendere i meccanismi come questo può avvenire, li leggiamo sempre nello stesso testo esposto dal Vianello. Un altro esperimento ci permette, tra l'altro, di constatare come lo stesso linguaggio del bambino possa avere una funzione stimolatrice sull'azione, ma non inibitoria, dato che a produrre l'effetto è più l'atto del parlare che il significato delle parole usate. Se chiediamo ad un bambino di età compresa fra i 3 e i 3 anni e mezzo di dire «devo» e di premere la peretta di gomma ogni volta che si accende la luce rossa, e di non premere, restando in silenzio, quando compare la luce verde, constatiamo che il dire devo rafforza l'influenza delle istruzioni e gli permette di raggiungere dei risultati migliori che non nella situazione in cui deve rimanere sempre in silenzio, premendo la peretta con l'accensione della luce rossa e non premendola con l'accensione della luce verde. Se però chiediamo al bambino di dire devo quando appare la luce rossa e non devo quando appare la luce verde, si constata che questo compito risulta per lui più difficile perché il dire ad alta voce non devo, invece di inibire la sua azione, lo porta a premere la peretta di gomma. Le parole associate all'azione vengono articolate dalla famiglia per finalizzare i comportamenti e il pensiero del bambino in conformità alle loro aspettative. Oggi come oggi, le aspettative non sono assolute. Sempre più si tende ad offrire al bambino una banda di aspettative, ma una banda di aspettative cui adeguarsi. Le parole e le azioni sono coerenti per ottenere la risposta da parte del bambino, come con l'uso della peretta. Se dico bravo, tu bambino scemo sorridi. Se dico cattivo, tu bambino scemo piangi. Se ti dico cattivo, cioè non devi, e anziché piangere o sentirti afflitto, ridi o manifesti indifferenza, ti arriva uno ceffone, così impari a rispondere immediatamente allo stimolo che ti si è presentato. E questa è magia nera.
Al bambino viene strappata la struttura del giudizio che stava elaborando soggettivamente per imporgli quella già confezionata offertagli dalla famiglia. Se la famiglia pratica un atteggiamento scettico nelle relazioni sociali, il bambino non si vedrà costretto a distruggere la propria costruzione mentale che sta faticosamente elaborando. Il bambino affiancherà alla propria costruzione quella che gli viene proposta. Al proprio giudizio sommerà il giudizio di chi gli sta attorno arricchendosi. Il bambino che vive in un contesto familiare che pratica la fede si vedrà strappato alla propria costruzione e sarà costretto ad adattarsi a quanto gli è imposto. Le relazioni sociali sono imposte attraverso la fede che costruisce inganno. Così si inganna il bambino, facendogli credere che i suoi genitori non hanno nulla da imparare. Si inganna il bambino facendogli credere che il giudizio del maestro sia necessariamente giusto. Si insegna al bambino a temere il vigile urbano, il poliziotto, perché essi sanno cos'è la legge e i doveri. Si insegna al bambino che il prete cristiano è una persona affidabile perché è la parola di Dio. Si distrugge lo scetticismo degli individui per imporre loro fede che costruisce il loro inganno. Tutte queste persone sono ruoli sociali, non sono consapevolezze o modi di essere. Si costruisce inganno e inganno genera la distruttività umana. Una volta che inganno si sostituisce allo sviluppo scettico, il bambino reagisce per adattamenti. Leggiamo da Anatomia della distruttività umana di Eric Fromm, ma potremmo leggere le stesse cose anche dalla cronaca quotidiana. Questa è stata esattamente l'esperienza di H.D. Esther, che ha individuato fra molti adolescenti di una scuola professionale maschile quella che lui definisce depressione inconscia. Riporterò qui di seguito alcuni esempi per dimostrare che essa è una delle fonti di atti distruttivi che sembrano, in parecchi casi, l'unica forma di sollievo a questa condizione. Una ragazza internata in un ospedale psichiatrico di Stato si tagliò i polsi dicendo, per spiegare il suo atto, che voleva verificare se avesse sangue nelle vene. Questa ragazza si sentiva non umana, incapace di una reazione per chiunque. Credeva di non poter esprimere, nemmeno sentire alcun affetto. La schizofrenia fu esclusa dopo un accurato esame clinico. La sua mancanza di interessi e la sua incapacità di reagire erano così abissali che vedere il proprio sangue era per lei l'unica possibilità per convincersi di essere viva e umana. E ancora, uno dei ragazzi della scuola professionale, per esempio, buttò dei sassi sul tetto del suo garage e li fece scivolare giù tentando di prenderli al volo ciascun sasso con la testa. La sua spiegazione fu che questo era l'unico modo in cui potesse sentire qualcosa. Fece 5 tentativi di suicidio, tagliandosi in parti del corpo particolarmente dolorose e sempre informandone le guardie, in modo che potessero salvarlo. Spiegò che la sofferenza fisica gli procurava finalmente qualche sensazione. Un altro adolescente confessò di camminare per le strade della città con un coltello infilato nella manica per punzecchiare i passanti e di provare gusto a osservare la sofferenza sulla faccia delle vittime. Portava dei cani nei vicoli e li uccideva, soltanto per divertimento. Una volta esclamò vivacemente, «Adesso penso che certo quei cani sentivano qualcosa quando gli infilavo dentro il coltello». Lo stesso ragazzo confessò che mentre faceva legna durante un'escursione nei boschi con un insegnante e sua moglie, vedendo quest'ultima da sola, provò un terribile impulso di piantarle l'ascia nella testa. Fortunatamente, notando la sua strana espressione, la donna reagì chiedendo l'ascia. Questo ragazzo di 17 anni aveva una faccia da bambino. Quando un interno lo incontrò per la consulenza professionale, lo trovò simpatico e non riusciva a capire perché mai fosse finito in un simile istituto. La verità era che quel fascino era costruito e molto superficiale. Era l'effetto di inganno. Analoghi a questi ci sono molti fatti di cronaca, successi nel Veneto, cominciando dai sassi dei cavalcavia e vari episodi di cronaca nera. L'atteggiamento scettico nel bambino era stato sostituito con la fede nel Dio creatore, che costruiva inganno, distruggendo la capacità soggettiva di costruire il futuro. Questo divenuto è certamente orribile. Suscita emozione e angoscia in chi ascolta, ma non pensate che la forza che ha prodotto questi divenuti sia diversa dalla forza che ha prodotto il magistrato, il poliziotto, l'avvocato, il professore e tutti gli altri ruoli sociali quando
sostituiscono all'obbedienza assoluta alle leggi e agli intenti etici di queste la soggettività delle loro interpretazioni. Cioè le cose sono uguali, non sono diverse. Che differenza c'è fra il ragazzino che tortura i cani nei vicoli o il poliziotto che provoca una persona con la sua arroganza, tanto un giudice la condannerà per resistenza pubblica ufficiale? Nessuna. È la stessa tensione della pulsione di morte. È la distruzione dell'atteggiamento scettico nel bambino che, anziché appropriarsi della vita, si assoggetta alla descrizione imposta, la subisce e costruendo il suo adattamento. La distruzione dello scetticismo nei bambini è un atto di magia nera, distruzione del divenire nell'eternità dei mutamenti. La distruzione dello scetticismo nel crogiolo del male avviene inserendo fede che costruisce inganno. Poco importa se l'inganno del Dio se è l'inganno del Dio creatore o dell'assolutezza della ragione. Il Dio creatore e la ragione sono fantasmi che piegano e distruggono nell'individuo la sua capacità di determinare l'esistenza. Distruggere l'atteggiamento scettico nel bambino significa predisporlo alla distruzione del suo futuro e con esso la sua propositività all'interno del sistema sociale. In ultima analisi, la distruzione dell'atteggiamento scettico ad opera del sistema sociale allo scopo di difendere se stesso dal pericolo di cambiamenti e di variabili che potrebbero costringerlo ad ulteriori adattamenti, finisce per costruire adattamenti distruttivi per se stesso. E nella prossima trasmissione, nel crogiolo del male, vedremo come il male intende impedire la sospensione del dialogo interno. Che ne dici, Davis? Buono, che adesso posso aprire anche telefonate, quindi se Nicola vuole richiamare... Niente telefonate. No, niente telefonate? Facciamo chiacchiere allora subito sulle notizie? No, allora, io volevo... Tanto so che io questi pezzi qua non me li commenta nessuno. No, cioè, non li fuori, nessuno, no, li ascoltano, giustamente, sono curioso. Però io ho un paio di ritagli di giornali che ritengo fondamentali, no? Che vogliamo aggiungere subito come commento? Sì, voglio aggiungere. Poi c'avevo un altro discorso molto lungo, ma preferivo quei ritagli. Anche perché, essendo qua tu, no? Tu mi puoi redarguire proprio su questa operazione che sta avvenendo. Allora, tu conosci, ne avevamo appena parlato adesso, la battaglia fra la ragione e la fede, no? È storica, nella filosofia è una roba storica, no? Sì, c'è sì. La ragione che doveva diventare prioritaria rispetto ai fantasmi della fede, cioè in pratica era sempre la ragione che doveva liberarsi dei fantasmi che la bloccavano, no? I sogni della ragione, i sogni, i mostri della ragione, è goia, Bene, noi abbiamo il nostro amico Wojtyla che ultimamente si sta occupando della faccenda. Voi sapete che ultimamente troppa gente si comincia a guardare le cose un po' dal punto di vista umano più che dal punto di vista del Dio padrone, no? E proprio perché guarda la gente dal punto di vista umano, cioè guardano le cose dal punto di vista umano, si accorge delle truffe, si trova degli inganni, eccetera. Allora, io qui ho un articolo da commentare dalla Repubblica del 20 aprile 1998, per cui è recentissimo. Leggi. Allora, leggiamo qualcosina. Come ha spesso sottolineato il sociologo della religione Franco Garelli, avanza un nuovo tipo di secolarizzazione che non si identifica con l'assenza del sacro e della sua negazione, ma che si manifesta con la compresenza di più religioni senza approfondimento, in una disponibilità a forme di religiosità e di credenza di vario tipo che però non incidono sulla propria vita. Cioè in pratica ci sono come se i cristiani non fossero... Come quando i cristiani vanno a confessarsi, si chiedono tutto, non frega niente, continuano così, oppure e stanno arrivando tante religioni, no? C'è tante religioni strane, e Wojtyla è preoccupato di questo. Per questo il pontefice rilancia il valore della ragione. Ricordate che i cattolici hanno fatto una guerra ferocissima contro la ragione, però il valore della ragione e della sua autonomia, e sottolinea, attenzione qua, che Dio ha creato e voluto l'uomo dotato di capacità intellettuale. Questo dovrebbe dirle a tutti quelli che hanno acceso i roghi. È dall'inizio della creazione, sempre questo articolo, che l'uomo è un essere raziocinante, addirittura homo naturaliter philosophicus. Philosophicus est.
naturalmente orientato alla ricerca dei significati. Beh, una volta quando c'erano orientati alla ricerca dei significati li mettevano sul rogo, mi ricordo io. La parola, cioè, io mi ricordo che quando bene o male qualcuno diceva guarda che io col mio razzoncino, il mio intelletto sono arrivato a dire che fosse la Terra che gira attorno al Sole, diceva no, guarda che la Bibbia dice il contrario, ti mettiamo sul rogo. Cazzo parli tu che quando parla... Ma chi sei tu davanti a Dio? Che, me lo dicono anche a me, ma tu chi sei davanti a Dio? Cazzo, quella volta l'ho detto fermati su me. Va bene, però il bello arriva dopo. La verità ultima. Nel rapporto circolare dialettico tra fede e ragione, Giovanni Paolo II riconosce sfere autonome. Sfere autonome? Pazzesco, ambiguo. Ambiguo. Roba da rogo un'altra fiaia. La ragione ha il suo percorso per arrivare alla verità. La ragione, attenzione, non alla libertà, alla verità. Che costruiscono la risposta agli interrogativi esistenziali. Ma la verità ultima viene solo dalla fede e dalla rivelazione. Cioè voi date però solo la fede. Cioè, usate l'intelletto, la ragione fino a là, però dopo c'è la fede. Esatto. Beh, adesso come fa a spiegare uno e trino, virginità della Madonna, Immacolata Concezione? Solo con la fede. Come fai? La fede costruisce inganno. Cioè questo qua che risorge dei morti, cioè, insomma è un po' difficile. Attenzione però, Ma, ma la verità ultima, a voi ti la preme, attenzione, che la filosofia non si chiuda per principio alla trascendenza. Beh, non si chiude per principio alla trascendenza. Io avevo dato un'interpretazione, dopo mia moglie me l'ha un attimino chiarita. Non riesco a capire. La filosofia deve ammettere per principio, cioè deve accettare di partire la sua costruzione partendo dalla trascendenza. Immanenza, no? Cioè, no. Trascendenza. Esatto, trascendenza, perché Dio è trascendente, attenzione, il Dio dei cattolici è trascendente. E quindi quello che è immanente, no? No, quello è un affare nostro. E poi addirittura quello che è proprio materiale, niente, il materialismo non è una forma di filosofia. No, no, ma infatti lui prende tutto quello che gli va bene. Non è ragionevole, no. Proviamo? Ah sì, dai. Pronto? Ciao? Adesso non ho sentito molto bene. Non hai sentito niente allora? Aspetta. Ma io che lavoro come un disperato per fare le trasmissioni. Aspetta, allora volevo chiederti questo. Sì. L'atteggiamento scettico che viene sostituito con l'immagine del Dio creatore. Sì. Può essere introdotto anche in un atteggiamento di chi fa del male non per sadismo, ma per magari per indifferenza. Per bisogno anche. Anche per bisogno? Sì, per bisogno, per disastro. Certo. Cioè, quindi anche questi sono... Sono risultati del crogiolo del male, della magia nera. Ho capito. Se magari potresti farmi se un accenno, se è possibile, del discorso in due parole. Sì. Sì, d'accordo. Grazie. D'accordo, grazie a te. Allora, In due parole, guarda. Pronto? Io sono solo lì, Nicola. Un attimino, Fabio. Non ho capito cosa hai detto. Lì, Nicola, vedete, sta finito Claudio o no? Sono io, Claudio. Ah, è finito? No. No, ne ancora? Ne ancora. Ah, bene. Ah, buon. Non ci capite una mazza. Parliamo... Acceniamo un attimino a sto discorso qua, risolviamo un attimo per la nostra amica due parole, sì. Il discorso è questo, la magia nera ha uno scopo del bambino, cioè è quello di bloccare tutti i suoi bisogni e indirizzarli in quello che è l'accettazione sociale del bisogno. Per esempio, noi abbiamo sotto gli occhi, no? Quando si legavano i bambini perché non si masturbassero. Questo è ancora più semplice, rendere dipendenti sottomessi. Sì, rendere dipendenti. Chiaro che la soggettività non è in grado di capire che quella è un'operazione per rendersi dipendenti e sottomessi, ma ci sono delle reazioni intime, cioè la forza che abbiamo dentro ci porta a reagire a questa sottomissione. Cioè la sottomissione è un lavoro generale, cioè viene imposta a tutti quanti, però ogni persona
a delle reazioni soggettive, no? E queste reazioni possono essere delle reazioni che ci piacciono, no? Belle, perché vanno proprio nella direzione della libertà, eccetera. Però alcune azioni sono assolutamente perverse. Perché? Perché la distorsione dei bisogni, la distorsione nell'essere umano è talmente forte che l'unica cosa che arrivano a concepire di diverso da quello che gli è stato imposto sono anche delle azioni che noi giudichiamo orribili. Cioè, poche parole. A furia di rendere questo ragazzino, questo bambino, a furia di sottometterlo così via, lo contorci a livello tale che può venire fuori un qualunque mostro. Cosa. Può diventare anche un presidente della Repubblica, un avvocato. Perfetto, ma in ogni caso non sarà mai pienamente, che butta non sarà mai pienamente libero, ed è più facile che questo poveretto si porti deletare, che non si riuscirà mai a liberare, tranne forse qualche anno di psicoanalisi, qualche decennio di psicoanalisi. Che allora... Cioè, tu puoi avere sia delle reazioni sadiche di quello che ammazza persona passata, strada, o che fa delle cose orribili, serial killer, cioè. Però puoi avere anche il magistrato che è una brava persona, che però ogni volta che si vede davanti l'accatone oppure una figura particolare sociale, che lui, allora là invece di giudicare il reato per quello che è, trova un livello soggettivo. Per esempio, non so, sappiamo che nella legge c'è, tu vai per strada, dai una spinta a una persona, hai solo dato una spinta alla persona, però qualcuno può anche dire hai tentato omicidio. Esatto. Per cui ci sono quei modi di soddisfare il proprio potere, no? Soddisfare la propria supremazia, che fa parte anche quello del gioco del male, cioè del gioco del crogiolo del male. È chiaro che le espressioni di vari atteggiamenti cambiano da situazione a situazione, come è collocata la persona, dei mezzi che ha, della sua cultura, del suo modo di vedere le cose. Però il crogiolo del male viene a incidere nei bisogni delle persone e alterano il livello della naturalità di espressione. In tre parole, il male genera il male. Il male genera il male. Pronto? Pronto? Audio? Sì? Ciao, sono Gigi. Ciao. Io sono a casa e ti sto ascoltando attentamente. Da quello che capisco io, tu stai dando per scontato che tutto quello che sta succedendo, che succede, è tutto a causa della base cattolica che noi abbiamo, del Dio, dei preti, della Madonna. In parte sì, non è proprio così, comunque in buona parte. In buona parte non tutto proprio così. Beh, da come ti esprimi tu, sei talmente focoso, sei talmente convinto, sei talmente preso dalle tue cose, che tutto, chi ascolta almeno, io ho questa... Sì, no, ma poi accettava questa impressione. Sì, ecco, questa impressione che tutto... Ecco. Allora, io volevo chiederti una cosa. Sì. Tutto quello che avviene al giorno d'oggi diamo per scontato che è a causa di una base di fonte di repressione, di non... poter, hai capito, vivere, scegliere, poter fare veramente quello che si vuole di noi stessi, avere la possibilità di crescere e di decidere, di scegliere che tipo di religione, che tipo di educazione, che tipo di comportamento dobbiamo avere di fronte a questa società in cui viviamo, questo in sintesi, no? Allora, io volevo chiederti una cosa, partendo dal presupposto della pedofilia, secondo il tuo punto di vista e secondo quanto dici tu, la questione pedofilia o turbe psicologiche, psichiatriche, sono da dedurre a causa del cattolicesimo o è perché uno è schizzato, diventa pazzo, fuori di testa, oppure come quello che adesso a Genova sta copando tutte queste donne che accoppa sia prostitute, accoppa sia che donne per bene, eccetera, eccetera. Allora diciamo, è tutta a causa di una base di repressione, di frustrazione, di condizionamento, di legare i bambini alla masturbazione o di altre cose, o quando uno è fuori di testa, è schizzato, è pazzo, è perché è pazzo, perché ha delle turbe, che non c'entra niente con la religione, oppure, cioè, io vorrei capire questa cosa qua. Ti rispondo per radio. Va bene. Grazie Gigi. Ciao. Ciao. Gigi mi ha invitato a nozze. Allora, sì. Cominciamo dall'inizio innanzitutto. Vuoi che faccio anche una piccola postellina? Prima o dopo? No, faccio adesso. Fai adesso. No, Gigi ha ragione, cioè non è solo nel cattolicesimo, perché capita anche nell'Islam, capita anche in altre religioni, ma anche addirittura nei fenomeni come nell'induismo,
dove si radicalizza quella forma particolare, induismo notoriamente conosciuto come cultura politeista, dicono, però quando si manifesta come la forma di enoteismo, dove la figura centrale diventa solo Vishnu e quindi tutti gli avatar di Vishnu, Krishna, gli Hare Krishna dovrebbero essere invece sempre la figura centrale di Krishna, si verificano fenomeni così. Il punto non è tanto il cattolicesimo così via, ma quanto questo, quando c'è un'egemonia di tipo patriarcale, forte, fissata. In ogni caso, questa è la postilla che volevo aggiungere, che è vero, non si verifica solo nel cattolicesimo, bene o male anche tra gli anglicani e così via, succede, sono cristiani, ma no, sono anglicani. No, io volevo fare un discorso un po' più Il mio era nota antropologica. Sì. Io volevo fare un discorso un po' diverso. Quello che tu dici, in effetti, lascia un po' perplessi, perché... perché se io in questo momento cambiassi le strutture educative, no? Tentassi di cambiare la struttura educativa, gli effetti ce li ho fra 200 anni. Cioè quello che noi viviamo in questo momento, la situazione dell'educazione, la situazione del modo di essere, del modo di porsi, no? È una cosa che è radicalizzata da circa 2000 anni. Per cui è diventata... Anche di più. Sì, anche di più, perché ha tutta una serie di... Comunque è radicata in maniera impressionante nel nostro essere, tant'è che molte persone pensano che questo comportamento sia un comportamento naturale, cioè è talmente entrata nelle viscere, esatto, che sembra che sia una cosa normale e naturale. In realtà è una depravazione che si è ripetuta e perfezionata oltretutto con l'andare dei secoli. Allora, non è che il bambino, che l'adulto ha schizzato le testa, o delinquente, o la pedofilia, siano degli effetti che nascono adesso e che io posso con l'educazione farli sparire. Sono talmente radicati all'interno del sistema sociale, dove l'individuo è posseduto, cioè è oggetto di possesso. Anche gli oggetti non sono posseduti in quanto oggetti, ma sono posseduti in quanto hanno la capacità di portarsi a possedere le persone. Per cui esiste un sistema mentale, un sistema di costruzione concettuale per cui noi siamo educati nell'orrore e se non impostiamo dei sistemi di autoliberazione di noi stessi, andiamo a riprodurre l'orrore perché quella è l'unica forma che noi sappiamo fare. E non lo facciamo con grandi gesti, lo facciamo con piccoli gesti, con le nostre insofferenze, con le nostre... cioè la madre, per esempio, quando porta il bambino a diventare cleptomane o non so quale altra fobia mi può venire in mente, lo fa con piccoli gesti quotidiani che se uno lo osserva da fuori e non ha un percorso di stregoneria o non è un psicologo molto profondo, non si accorge dell'orrore che la madre fa. La madre fa orrore dando un bacetto al bambino. Insomma, bisognerebbe dire una cosa. In una società, per esempio, come erano le isole Samoa, oppure anche in certi indiani d'America, nei nativi americani, prima che arrivassero i missionari a portare il cristianesimo, non c'erano serial killer, non c'erano pedofili, non c'erano queste cose. Poi, tieni presente che in particolare la pedofilia, come noi la conosciamo, è strettamente di origine cristiana e cattolica. Perché è il bambino posseduto dal padre, dove il padre è posseduto dal padrone, dove il padrone... cioè, il diritto alla prima notte che avevano i nobili non è una cazzata, cioè, era una costruzione del sistema sociale, dove l'individuo è posseduto. Cioè, quando io ce l'ho col Dio padrone, non è che ce l'ho col Dio padrone così. Se io considero la cosa come una mia merce, il bambino come il mio agnellino, e io sono il tuo pastore, vieni qua che ti faccio un culo così. Esatto. E guarda che Franco me l'ha trovata esatta la cosa. Dice, finché io non riesco a capire che l'oggetto che ho davanti, che sia l'albero, che sia il bambino, la persona, qualunque cosa, sono coscienze in sé, cioè non le tratto come me stesso, le tratterò sempre come merce. E questo è inevitabile anche per le persone. Vediamo. Pronto? Ciao. Scusate se intervengo un'altra volta, però sto toccando un argomento che purtroppo... io per certi aspetti lo vivo, permetto, tutti mi conoscono, non sono un pedofilo, però questa storia della pedofilia si è toccata tante volte, cioè si è scambiata pedofilia per altre cose. Ecco, allora attenzione, cerchiamo di non fare affermazioni perché non siamo in grado, io penso, di sapere se a Bora Bora, a Samoa, in giro per il mondo ci potesse essere prima o dopo la pedofilia o altre cose di questo genere.
Io sono d'accordo nell'analisi, nella critica che state facendo o che facciamo, perché anch'io spesso e volentieri vado in contraddizioni con la religione cattolica e altre cose, però quando si parla di religione stiamo presenti, giustamente, come diceva il tuo amico che è lì con te, se vado a toccare altre religioni, hai capito, è qualcosa di allucinante. Secondo me una madre che bacia un figlio, Claudio, non fa orrore e non fa danno. Davvero? Ne sei convinto? Sì. Sono convinto. Secondariamente la madre non porta il figlio a essere cleptomane, perché cleptomane è un'altra cosa. Sì, vabbè, ma io ho sparato una follia. Vabbè, Claudio, ma se tu spari delle cazzate, poi allora accettiamo che anche il cattolicesimo tanto dice delle cazzate, hai capito? Ecco, per me profondamente sono convinto di una cosa: pedofilia non vuol dire figlio, il padrone, il possesso, altre cose. Pedofilia è semplicemente un adulto che ha delle turbe, capito, psicologiche, psichiatriche, non accetta di crescere, vede nel bambino, nel ragazzino, la sua immagine, perché lui rifiuta di crescere. Cerchiamo di andare a leggere bene i termini, capire bene cos'è la pedofilia. Non tiriamo fuori che la pedofilia adesso diventa l'assoluta padronanza di nobili sui figli, sui padroni o sui il bambino posseduto dal padre, altre cose, perché io ti dico onestamente, qualsiasi uomo che sia capace di intendere di volere o donna che commette un fatto del genere è da tagliare la gola, fine a se stessa, non ci sono giustificazioni, perché se vado a giustificare o a capire il passato del cattolicesimo o di qualsiasi altra cosa, vado a qualche modo a giustificare questo comportamento. Cioè, teniamo preciso una cosa, facciamo ordine, perché sennò se vogliamo invece fare una cosa dove diciamo semplicemente ok, tutto è merda e continua a essere merda, mi va benissimo, perché i preti sono così, perché suori, frati, eccetera, eccetera, eccetera. Però cerchiamo invece di analizzare le cose in maniera diversa, perché altrimenti la gente non ascolta. Va bene, Gigi. Ciao. Naturalmente no, io lascio a Gigi la tua idea, l'idea è tua, però ti dico, io non potrò mai accettare quel modo di vedere le cose, perché se io comincio a dire che il male nasce dall'uomo perché è uno che è schizzato e non vado a cercare quali sono le cause, quali sono le cose che lo portano ad essere così, al di là che poi vada fermato, questo è un altro discorso, questo ci pensa la legge, eccetera, per me è una cosa orribile, cioè una cosa oscena, non posso accettare questo. Cioè io devo sapere esattamente quali sono le cose che fanno andare a provocare certi comportamenti. Ora, so benissimo che la mia ricetta non vale per una generazione, non vale neanche per la prossima, ha degli effetti fra un centinaio d'anni. Però il problema è questo, che se io faccio della magia e della stregoneria, io non faccio della sociologia, per cui quello che a me mi interessa è trasformare l'uomo, cioè è portare l'uomo ad essere libero davanti al mondo, tutto il resto a me non me ne frega niente, perché se la polizia non è in grado di fermare i pedofili sono fatti dalla polizia, questo deve essere chiaro. Io non faccio un discorso sociologico sulla pedofilia, io faccio un discorso di stregoneria, per cui a me mi interessa trasformare l'uomo, per cui devo sapere dove sta la magia della trasformazione, dove sta la magia dell'alzarsi in piedi, dove sta la magia della non sottomissione. Questo a me mi interessa. Tutto il resto, i discorsi sociologici, i discorsi, questi sono discorsi che non mi riguardano. Andiamo avanti un attimino, Costato. Sì, o se vuoi. No, volevo il fermo, perché dopo dovevo, siccome volevo andare avanti con un altro discorso sull'uomo primitivo che mi interessava moltissimo. Allora, moltissimo, no. No, volevo finire questo qua, il discorso di Wojtyla, no? Nel mondo contemporaneo c'è un pericolo che il cristianesimo deve contrastare, il pericolo che si affermi la negazione di Dio e si trasformi, scusate un attimino solo che qua accidentaccio mi aveva annullato questa funzione, allora che si affermi la negazione di Dio e si trasformi l'uomo in pseudo divinità. Percorrere questa strada significa rischiare che alla fine l'uomo diventi un solo strumento di altri esseri umani, oggetto di manipolazione da parte di poteri economici e politici. Anche per questo il pontefice esorta gli uomini di chiesa a tornare ad essere pensatori come i loro predecessori. Qual è il discorso? Il discorso, si sono accorti che l'essere umano può essere un uomo Dio, cioè come qualsiasi essere della natura può essere un Dio, cioè può costruire se stesso.
Però il concetto di essere umano come Dio per il cristianesimo è solo una cosa, è il Dio che è padrone e tu devi essere sottomesso. Non è concepibile per il cristianesimo un altro uomo Dio, se non uno come Hitler, che pretende di essere la rappresentazione di Dio e che proprio perché pretende di essere la rappresentazione di Dio in terra si può permettere la costruzione di campi di sterminio. Attenzione a tutte queste cose. E c'è un'operazione che sta facendo Wojtyla di far passare il nazismo, che è un'operazione cristiana, come un'operazione non cristiana. Ed è un'operazione che sta facendo insieme agli ebrei che gli stanno dando la mano. Cosa ne dici tu? Lo vedono come un pericolo. Lo vedono come un pericolo. Eh sì. Pronto? Sì? L'ultima canzone. No, non metto su niente io, grazie. Ciao. Ciao. Va bene, questo è il discorso di Wojtyla, ed è un discorso veramente osceno, semplicemente osceno. Pronto? Ciao. Venire riguardo alla pedofilia. Sì. Io ho letto sul giornale, anche su altre, mi sono documentata, e ho praticamente mi pare che l'attrazione dell'adulto per il bambino, anche in civiltà antiche, era molto diversa da quella di adesso. Sì. E non lo so, però vorrei sapere da voi cosa ne pensate. E mentre prima c'era questa forma magari discutibile, questo fascino del bambino che suscita nell'uomo, ora c'è il possesso, la manipolazione e il rapporto tra vittima e carnefice. Esatto. Questo volevo proprio dire. Questo. Volevo sentire voi cosa ne pensate, se anche un tempo, se un tempo era diverso oppure. Sì, sì, no, ma era diverso, ti spiego perché era diverso. Sì, ecco, metto giù allora. Grazie, ciao. L'unico esempio che posso ricordare, posso riportare proprio documentato, quello dello Spy di Cospero, era per gli adolescenti, era più di pederastia. Esatto, era adolescenziale, cioè come Grecia antica, prima, no? Esatto. Antica. Prima che mettessero il pelo. Però non più bambini. Non erano bambini, era esatto. Proprio un anno così. Comunque era un altro modo, un modo diverso di esistere, era un modo di. Ma non so come descriverlo, perché io purtroppo in quel tempo non ci sono vissuto. Per cui non riesco a identificare. Comunque, dei libri, non era il possesso. Il possesso no, viene col cristianesimo. Era l'iniziazione, magari la caccia di guerrieri, l'iniziazione a qualcos'altro. Allora partivano per queste scorribande di caccia, magari nei boschi all'interno, e c'era questo adulto che iniziava questo ragazzo. Era un po' diverso, perché poi dopo si sapeva che questo rapporto durava pochissimo, lui gli mostrava tutte le sue tecniche di caccia, vivevano insieme e poi via, ognuno libero. Comunque, in ogni caso non c'era il concetto di possesso, in ogni caso non di i bambini. Vittime carnefiche e non bambini. E non bambini, comunque, e non bambini. Va bene, facciamo adesso un bel discorsetto abbastanza lungo, allora, che discorsetto è che voglio fare io? Io ho avuto l'occasione di leggere sul Gazzettino un articolo, di ritagliare un articolo abbastanza interessante sull'uomo di Similaun, no? Il ritrovamento che c'è stato qua sopra. Quel ritrovamento è importantissimo, perché ci permette di mettere la parola, una volta per tutte, spero, fine, al modo di vedere la preistoria che hanno i cristiani. Come vedono i cristiani? Cioè, l'uomo cristiano chi è? È un individuo stupido, no? Che è sottomesso al Dio e che pensa che tutti quanti devono essere stupidi e sottomessi al Dio. Però lui è libero. Perché Gesù l'ha fatto libero? Perché morendo sulla croce l'ha liberato dal peccato originale? Allora, invece non è così. In tutta l'epoca preistorica, e anche prima dell'epoca preistorica, che noi definiamo epoca preistorica, anche prima, cioè nel senso che anche 40-50 mila anni fa, però noi abbiamo il ritrovamento di questo uomo di Similaun, che non è stato trovato come scheletro, ma è stato trovato con tutta una serie di cose e che hanno potuto essere analizzate. Per cui l'analisi di queste cose ci può permettere di capire qual è la conoscenza di quest'uomo. Chiaramente noi non riusciremo mai a sapere cos'è che lui sapeva, però se io riesco a capire che quest'uomo conosceva 100 cose, no? Di un certo tipo, di un certo tipo, posso supporre che esiste una società che quelle 100 cose sono inserite in un contesto ben preciso, per cui il livello di consapevolezza, il livello di sapere, il livello di conoscenza sono diverse da quelle che io immagino l'uomo che ha paura, non so, dei fulmini, per esempio. L'uomo preistorico ha paura dei fulmini, allora si crea Dio perché ha paura dei fulmini. Col cazzo! L'uomo preistorico è nato
nato nei fulmini. Cioè, noi veniamo fuori dal brodo primordiale, noi siamo i figli del fuoco che ha forgiato la terra e dei fulmini, siamo i figli dell'acqua e della terra, cioè siamo figli delle molecole. Cioè, noi siamo lontani parenti dei virus. No, noi siamo discendenti dei batteri, cioè ecco. Noi e i batteri siamo, cioè, cugini. Sì, appunto. E quando mio nonno era un battero che ha cominciato a trasformare l'atmosfera da ricordi meglio batterio che ameba. Sì, no, quando mio nonno aveva la stessa consapevolezza che avevo io, aveva le stesse tensioni che ho io, per cui non era diverso, era sempre un essere umano. Teoria reichiana. Sì, infatti. Allora, vediamo un attimino questo uomo di Similaun. Allora, intanto ci dicono che ha circa 40 anni, dai 40 ai 45 anni, cioè comunque sempre più di 30 e 40 anni. Cosa dicevano che morivano a 15 anni. Esatto, cosa significa questo? Allora, c'è un sistema per dire questo. La conoscenza può essere trasmessa da generazione a generazione soltanto se gli esseri umani, una parte almeno di quegli esseri umani di quella generazione, supera una certa età. Cioè, se la generazione viene doppiata, la conoscenza può essere trasmessa, il che significa che non è necessario ricostruire ad ogni generazione la conoscenza, ma può essere tramandata. Per cui intanto abbiamo la prima cosa fondamentale, abbiamo l'accumulo di conoscenza. Contro le teorie che dicevano. Contro le teorie che dicevano non c'erano conoscenza, perché morendo molto giovani non c'era possibilità di accumulare, non avevano la scrittura chiaramente, non c'era la possibilità di accumulare conoscenze. Che ti porti i Promessi Sposi o la Divina Commedia in cima. Però è stata trovata, adesso ricordo, credo proprio nella Macchina del Tempo, una donna in Russia, altissima per la sua età, proprio a livello preistorico, con tutta tatuata. E non hanno mai sepolta a livello di re, cioè come un grande re che facevano nelle steppe russe. E si pensa, e probabilmente è anche vera la teoria, che questa era la cantastorie, cioè era la depositaria della conoscenza della tribù. Bene, ma i segni hanno sempre un valore. E questa donna praticamente trasmetteva ad altri la conoscenza. Perché non erano disegnini naturalistici, erano segni astratti. Esatto. Per cui ricordatevi questo, qui è come se noi avessimo avuto degli uomini computer, delle donne computer, che ricordano tutto quello che serve alla tribù e lo tramandano di volta in volta. Anche con una possibile scrittura, proprio con una possibile conoscenza della scrittura. A parte poi della simbologia, eccetera. Magari però è legata magari così a una donna, uomo computer, ma... Però noi sappiamo che in una tribù, cioè in Bristol, c'era chi manteneva la conoscenza. Questo è il dato fondamentale che noi sappiamo. Dunque, non dovevano ricostruirla ogni generazione, non erano stupidi, questo è importante sapere. Per cui non avevano paura del fuoco, non avevano paura di salire le montagne, non erano terrorizzati dalle ombre, non erano terrorizzati, conoscevano esattamente quello che li circondava. In poche parole, sapevano la destra e sapevano la sinistra. Esatto. E che qualcuno ne dica. Esatto. Allora, i tatuaggi. Quest'uomo era tatuato. Allora, cosa dice dei tatuaggi? Gruppi di strisce scure sulla schiena e una croce all'interno del ginocchio sono i più evidenti. Erano stati indicati come segni distintivi di appartenenza a un clan. Oddio. Inizialmente, no, è importante questo. Aveva una croce, era un cristiano. No, allora, questi segni invece si è scoperto o si è capito ora che studi ulteriori indicano che tali segni sarebbero tracce di interventi medici per la cura di forme artrosiche. Infatti i tatuaggi sono in corrispondenza del male ed hanno inglobato particelle carboniche, cosa che farebbe pensare a certe cure già in possesso di altri popoli, tipo tibetani. Allora, chiariamoci una cosetta. Questo uomo aveva dei dolori, gli faceva male, e si era praticato, gli avevano praticato, sicuramente sulla schiena qualcun altro, per cui tanti uomini, gli avevano praticato delle incisioni, avevano fatto bruciare delle erbe o messo dentro delle cose per alleviargli i dolori. Allora, qui c'è il concetto di dolore, il concetto che il dolore può essere eliminato, la ricerca per l'eliminazione del dolore, la conoscenza delle erbe, la conoscenza del territorio, la conoscenza dell'anatomia. Cioè, qui stiamo mettendo dietro un bagaglio medico che tutto l'oscurantismo cattolico se lo sogna. Cioè, guardate, dalla semplice incisione noi andiamo a costruire un apparato di conoscenza, un apparato mentale che è spaventoso.
Andiamo ancora avanti. Se vi basta già questo lo trasforma in genio rispetto a un cristiano. Però se usava una croce era... Allora, aveva un arco. Attenzione questo, eh. Aveva un legno che sicuramente era di un arco. In legno di tasso, non completo nella sua lunghezza e non finito della preparazione. Appare grossolanamente sgrezzato ed è ancora privo delle tacche per agganciare le frecce. Allora, attenzione, nessuna freccia è in legno di tasso. Nessuna freccia, perché questo? Allora, il tasso, per chi non lo sapesse, è un albero velenoso. È uno degli alberi più velenosi che esistono. Fa delle bacchette rosse, che è l'unica cosa mangiabile. Sono dolcissime, sono buonissime, le ho mangiate a uffa. Ed è durissimo il legno. Il legno è il legno più duro, uno dei legni più duri, e nel Medioevo si usavano le frecce di legno di tasso per i combattimenti. Ultimamente hanno scoperto che il veleno del tasso può essere usato anche per curare certi cancri, per cui adesso li stanno ripiantando, per sembra che sia efficace per alcune cose. Allora, attenzione, io con una freccia di tasso posso fermare i nemici. Infatti nel Medioevo si fermavano i nemici che arrivavano sotto il castello. Perché? Perché i nemici non vengono mangiati. Ma se io uso le frecce di tasso per uccidere il coniglio che mangio, è come se mi mettessi dentro del veleno. E questo non era un imbecille. Per cui conosceva l'uso dell'arco in tasso, perché il manico dell'arco gli consentiva la flessibilità e tutto il resto. Però non usava le frecce di tasso, eh? Per cui conosceva il veleno, conosceva gli effetti, conosceva i legni. Attenzione alla conoscenza, eh? Andiamo avanti ancora. Non solo le erbe, ma anche i legni. Ecco, andiamo avanti ancora. Cosa aveva ancora quest'uomo? Le frecce sono 14, lunghe 70 cm, in legno di Viburno. Tre di queste frecce hanno delle penne stabilizzatrici, connesse a spirali alle assicelle, una è spezzata, eccetera, una freccia era rotta, vabbè. E in conclusione 14 frecce, di cui 12 erano utilizzabili. Allora, cosa significa mettere delle penne sulle frecce? Significa stabilizzare la freccia nell'aria, significa che io posso mirare, ma ancora peggio, addirittura le penne erano messe a spirale. Cioè praticamente lui non è che si limitasse a avere una freccia che andava dritta al bersaglio, ma la freccia ruotava su se stessa mantenendo la traiettoria il più possibile. E questa è conoscenza di aerodinamica, significa conoscenza di leggi fisiche, magari applicate praticamente, però significa una conoscenza che è spaventosa. Nel Medioevo non avevamo le penne stabilizzatrici, mentre invece c'erano gli indiani d'America che ce l'avevano. È vero questo. Andiamo avanti ancora. La faretra era in pelliccia fine, ma il pelame è andato perduto, era cucita con strisce di cuoio e rinforzata con legno in fondo alla faretra. Sono state trovate punte in osso e una corda lunga che forse era quella dell'arco. Allora, attenzione ancora. Questo qua si era costruito una faretra in pelle esterna e l'aveva rinforzata con legno per non romperla. Cioè, non so quanti artigiani avessero pensato di fare le cose insieme. Penso che la pelle costasse anche quel periodo. Sì, beh, ma lui aveva a disposizione animali. Quindi, per cui l'aveva rafforzata, esatto, col legno proprio per non perdere, per non bucarla. Esatto. Per cura della. E qui siamo all'artigianato, eh. Andiamo ancora avanti. L'ascia. Il manico a gomito è in legno di tasso. Infatti è un manico. No, roba che non viene messa in bocca. Fessurato per accogliere una lama di rame, con una piccola percentuale di arsenico, lunga 12 cm e piatta, praticamente è il rame. Quest'uomo è stato datato 3200 a.C. Quando solitamente l'età del rame era... L'età del rame era più o meno quello. No, nel 3005 ci sono ritrovamenti a Susa, in una città dell'Iran, di una tomba con degli oggetti in rame, il più antico ritrovamento che esiste. Però il fatto che sto qua fosse in mezzo alle Alpi, capito? Non fosse nelle civiltà, Susa, in Iran c'erano già le civiltà, le prime città, esatto. Da noi non c'erano, per cui bisogna datare di almeno 1000-1500 anni prima del tempo l'età del rame. Vediamo una telefonata, poi andiamo avanti. 1500 anni. Sì? Sì, ciao amici. Ciao! Dimmi! Ma c'è un problema, che sei il tuo amico che non si sente mia, sei detto? Mi dispiace. Perché quando che parla, se sente solo che ti...
si sente veramente tanto in lontananza. Perché è un po' bloccato. Ah, ho capito. È un po' bloccato. No, è altrettanto perché... Sì, adesso rimediamo. Il discorso della trasmissione. Grazie. Volevo chiederti dopo un discorso della festa che ho sentito la settimana scorsa, no? Che avete fatto a Marostica, festa del musso. Ah, sì, va bene, ne parlerò un attimo. Ah, va bene. D'accordo. Ciao, grazie, ciao. La festa del musso. Ah, beh, quella parlo io. È una commemorazione che facciamo noi marosticensi in memoria di un nostro caro amico che è morto a 60 anni di tumore. Era un cuoco, bravissimo appunto alla preparazione del musso. Era un personaggio unico. Allora ci troviamo ogni Venerdì Santo perché è morto in quel periodo e mangiamo. Non c'è, è più un livello goliardico, più che non è niente, è proprio una cosa tra amici. E anzi, chiunque vuole venire, che vuole stare in allegria, così via, anche il prossimo Venerdì Santo dell'anno prossimo, sappiano che ci troviamo puntualmente per la festa del musso. E anzi, proprio ci sarà, penso anche l'anno prossimo, un poeta goliardico come quest'anno. Ci troviamo così tra amici, in memoria appunto di questo nostro amico molto caro. Tutto qua. E poi se non si sente quello che dico, non importa, tanto bene o male. Parole, cioè, l'importante è quello che conta è emanciparsi. No, no. Beh, visto che fra poco ci lasceremo, adesso riprendo. Aspetta, va. Vediamo un attimo. Pronto?